sono tornati e cosa hanno trovato? Hanno trovato una terra completamente trasformata rispetto a quella che loro si ricordavano, ma non solamente le coltivazioni, sono rimasti sepolti da questi lapilli interi paesi, scomparso tutto. Pensate che questa cenere vulcanica in alcune zone arriva anche all'altezza di 6-7 metri. Quindi con i vini vulcanici una serata di gusto esplosivo, si può dire. È una bellissima serata, come vedi, anche perché sono rimasti tutti contenti. Sono dei vini particolari, dei vini vulcanici, i vini che rispecchiano il terroir dell'isola di Lanzarote, un'isola vulcanica dove ci sono viti di 150 anni, dove troviamo la malvasia vulcanica, dove troviamo il listan negro. Con chi si accoppiano questi vini come cibi? Ma guarda, in effetti stasera abbiamo degustato due vini bianchi, di cui un semidolce e un secco. Il semidolce abbiamo abbinato a due tipi di bruschette, proprio per capire sia la concordanza o il contrasto che abbiamo con il cibo. Una era una bruschetta con burro e acciuga e l'altra con ricotta e miele e granellini di nocciola. Poi il secco invece l'abbiamo abbinato, quello che ritengo un abbinamento perfetto, con i frutti di mare. E quindi io sono stato a Lanzarote, per cui ho notato che questo è uno dei miei preferiti, un vino secco proprio del Grifo, con il pesce, con i frutti di mare, senti proprio l'esaltazione dell'aria marina, dell'isola proprio. E per questo c'è la Scerpina Nova, eh? No. Quel cognome anche? Cristian, ma questi li fai anche mangiare oppure li ubriachi? No, di discorsi? Di parole. Fai ubriacare, insomma, al buon vino, no? Giusto, hai ragione. Sì, ma ci voleva un'eruzione vulcanica per fare un buon vino, eh? In alcuni casi sì. Nel caso di Lanzarote sì. Com'è questo vino vulcanico? È un vino molto particolare sicuramente, che non ha niente a che fare con i vini a cui siamo abituati noi. È bello da raccontare, è buono da bere anche, da buono anche da abbinare ovviamente con i piatti di Raffaele. Sapori e odori che ovviamente qua non conosciamo. Sono molto particolari, esattamente. Sì, sono una caratteristica peculiare? La sapidità dei vini di Lanzarote. Ovviamente una sapidità dovuta al mare, dovuta all'oceano, dovuta ai venti, dovuta alle particolari condizioni del terreno. Quella è sicuramente una caratteristica distintiva dei vini di Lanzarote. E mi sa che se lo gusta anche un più piacere dopo un racconto così articolato. A me piace sicuramente raccontare ubriacale di parole, come anche perché lui ha vissuto tanti anni a Lanzarote, quindi è molto esperto dei vini di Lanzarote. Però permettimi di dire che in Italia siamo Rewind, è il primo locale che fa una serata dedicata ai vini di Lanzarote. Assolutamente sì, è una serata unica, quindi veramente rarissima. Ti vorrei chiedere, ma l'era consigliata te la Scerpina, Raffaele? No, diamo un po' il tocco di colore.